giornata a tutti, ben ritrovati. Una nuova puntata di Cosa succede, la nostra diretta quotidiana. Buon giovedì 19 novembre, sono le 15:40. Iniziamo questa nostra diretta come sempre ricordandovi i nostri numeri di telefono. Potete sempre telefonare per porre domande, fare le vostre segnalazioni al numero fisso 011 95 74 522, così come potete sempre scrivere i vostri messaggi WhatsApp, anche vocali, al 349 344 5901. Una puntata come sempre molto ricca di notizie, ospiti, approfondimenti. Intanto vado subito a presentarvi l'ospite che è venuto a trovarci quest'oggi nei nostri studi, che è il dottor Emilio Bolla, benvenuto, che è presidente ATC. Buongiorno a lei. Benvenuto. Persone che ci seguono da casa. ATC, ricordiamo che è l'agenzia territoriale per la casa di Torino. Parleremo dell'emergenza casa, ovviamente, in questo contesto, in questa congiuntura che sicuramente rende le problematiche ancora più evidenti e visibili. Ma prima di passare appunto a approfondire questo argomento dell'emergenza abitativa con il nostro ospite in studio, poi avremo come sempre tanti collegamenti da remoto, diamo uno sguardo all'emergenza sanitaria. Ecco, vediamo che fortunatamente si iniziano a intravedere i primi segnali, i primi frutti positivi, proprio dovuti anche alle misure contenitive che sono partite appunto settimane fa. Una situazione quindi che nel complesso migliora, anche se bisogna tenere sempre molto alta la guardia. Il presidente Alberto Cirio ha annunciato ad esempio che uno dei parametri, l'indice RT di contagio del coronavirus, è vicino a 1. Quindi appunto, dicevamo, si stanno raccogliendo i primi frutti delle misure prese. Poi per entrare in automatico in zona arancione bisognerà, se i dati rimangono insomma positivi e stazionari, bisognerà attendere fino al 27 novembre. Quindi i dati indicano una situazione per cui si può iniziare a sperare, ma l'andamento del Covid in Piemonte induce, dicevamo, alla massima prudenza. Resta alto il numero dei decessi, 63 in un giorno, 3.280 i nuovi casi e 17.700 i tamponi processati. Le buone notizie riguardano i ricoveri, l'incremento giornaliero, 58 pazienti, è decisamente più contenuto rispetto a una settimana fa. E poi i pazienti in terapia intensiva salgono a 388, con un livello di saturazione delle sale che tocca il 67%. Rimane sempre aperto il fronte in cui si combatte di più in questa battaglia del coronavirus, ossia quello relativo alle RSA, le residenze per gli anziani, dove risulta positivo il 10% degli ospiti e il 6% del personale in Piemonte. 400 RSA su 700 non sono state invece toccate dall'epidemia. Inoltre rimane ancora molto forte, molto alta la richiesta per i vaccini anti-influenzali. Al momento sono state consegnate 900.000 dosi e sono state vaccinate 572.000 persone in Piemonte, previste 80.000 dosi per gli operatori sanitari e gli ospiti dell'RSA. Quindi questo è un quadro molto sintetico della situazione attuale per quanto riguarda la pandemia sotto il profilo dell'emergenza sanitaria. Poi toccheremo come sempre l'altra faccia di questa emergenza, l'emergenza economica. E a proposito di nuove difficoltà economiche, presidente Bolla, allora, sappiamo che le famiglie prima che esplodesse la pandemia già insomma vivevano tempi abbastanza difficili a causa della crisi economica, e sicuramente questo periodo ha esacerbato, ha reso ancora più evidenti le diseguaglianze, quindi anche le nuove povertà emergenti. Ecco, ci può scattare dal suo osservatorio un po' qual è la situazione, anche perché è forse prematuro dare appunto dei dati, visto che ancora l'emergenza è in corso e quindi si farà un bilancio più avanti, però si può già testare, toccare con mano quanto appunto gli inquilini, ad esempio, che occupano le case di edilizia residenziale versino appunto in difficoltà, e questo si riverbera anche sul diventare magari inadempienti e morosi. Ecco, ci può fare un quadro, delineare un quadro della situazione? Sì, senza dubbio
questo che stiamo vivendo è uno degli anni più difficili che a memoria si possano ricordare. Questo, come ben lei diceva, è dovuto all'abbinamento della pandemia, unita già a una crisi economica in atto, che è stata aggravata indubbiamente dalle condizioni difficili di tutte le persone che lavorano. E quindi, infatti, molte persone hanno perso il lavoro. Quindi... Esattamente. Qui uno degli aspetti più importanti, le difficoltà che si sono riscontrate dal punto di vista del lavoro, ma per una serie di condizioni che si sono verificate proprio durante l'anno. Io soprattutto naturalmente si riscontra nei quartieri dove abbiamo i nostri inquilini, dove c'è l'edilizia sociale, già in difficoltà per mille motivi. È chiaro che questo anno è stato veramente duro. Uno degli elementi a cui faceva riferimento lei, che si può riscontrare, è proprio quello della morosità, quindi delle difficoltà nel pagare non solo l'affitto, nel pagare le spese per la vita quotidiana. E quindi questo è un elemento davvero difficile da superare, perché le condizioni al momento non sono così facili da prevedere in senso ottimistico. Ecco, ma avete qualche dato già a disposizione proprio ma indicativamente, diciamo, l'aumento della morosità è del 5% rispetto al precedente, che si è riscontrato solo nell'ultimo anno. In ogni caso, diciamo, le difficoltà che ci sono state, è chiaro, si protrarranno anche, prevediamo che possano essere protratte anche negli anni a venire. Speriamo che poi la pandemia si possa chiudere al più presto, ma al momento la raccomandazione che facciamo ai nostri inquilini è di osservare tutte le regole che sono state stabilite, che sono state indicate anche con precisione dalla nostra regione, proprio perché la cosa più importante in questo momento è salvaguardare la salute di tutti. E quindi questo è un impegno che anche come ATC abbiamo voluto ribadire attraverso qualche segnale puntuale che abbiamo voluto dare nel corso dell'anno. Il primo è stato, in collaborazione con la Regione e la Protezione Civile, quella della distribuzione delle mascherine, attraverso una grande collaborazione di nostri dipendenti volontari, dei comitati inquilini. Insomma, è stato un primo atto di sensibilità che abbiamo voluto trasmettere anche ai quindi questo inquilini. Per andare incontro appunto agli inquilini nel corso della prima ondata, dove sì, c'era questa oggettiva difficoltà nel reperire appunto i primi dispositivi di sicurezza, come erano le mascherine o i gel disinfettanti. Ecco, e come è andata nel corso, se possiamo tirare un primo bilancio di come è andata nella prima ondata durante appunto questo periodo? Avete registrato delle difficoltà particolari nel primo lockdown? Diciamo, nel primo lockdown le difficoltà sono state anche quelle di venire incontro a delle esigenze che manifestavano giustamente gli inquilini sulle manutenzioni, sui pronti interventi. Noi siamo una pubblica amministrazione e è chiaro che si è dovuto andare verso lo smart working per diversi servizi, ma noi non abbiamo fatto mancare il nostro intervento sulle emergenze. Per esempio, è stato realizzato quello che è l'impegno sul fondo sociale, sulle domande presentate dagli inquilini al fondo sociale. Siamo riusciti anche attraverso le comunicazioni telefoniche a svolgere nei tempi previsti tutte le pratiche che erano proprio per il fondo sociale, per accedere al fondo sociale. Certo, le criticità dovute anche alla convivenza forzata, non poter uscire di casa, ci sono stati comunque servizi sempre attivi e quindi certo, sempre in contatto, magari da remoto, come ormai è diventata la modalità più diffusa un po' per tutti, nello stesso tempo unito a grandi episodi di solidarietà, anche di sì, vicinanza. Diciamo che una delle cose, delle iniziative che abbiamo attuato è quello di mettere a disposizione, per esempio,
16 alloggi non utilizzabili, non assegnabili alle famiglie per il personale sanitario che è arrivato dalle altre regioni, che è venuto qui in Piemonte a lavorare nei nostri ospedali. E questa è un'iniziativa che abbiamo fatto con la Protezione Civile della Regione. Oggi gli alloggi sono già stati liberati, sono stati rimessi a disposizione della città di Torino per l'emergenza abitativa. Poi devo dire. Quindi questo è proprio un vostro contributo personale per sostenere anche insomma, gli operatori sanitari. Sì, diciamo, erano alloggi che erano disponibili, quindi li abbiamo messi in tempi molto brevi a disposizione per sostenere anche l'attività sanitaria, che naturalmente non dimentichiamo, è davvero fondamentale il sacrificio che stanno facendo le persone che lavorano nella sanità. E poi attraverso la collaborazione, direi, indispensabile, preziosissima, delle associazioni di volontariato. Noi abbiamo anche tra l'altro alcuni progetti molto importanti con la Caritas, abbiamo realizzato delle iniziative particolari con Specchio dei Tempi. Quindi anche la distribuzione di derrate alimentari. Con altre associazioni che ci hanno dato una grossa mano proprio per venire incontro alle esigenze delle persone che avevano più bisogno. Anche Monsignor Cesare Nosiglia, no? Insieme a voi, sì. Si è recato in visita. Sì, recentemente è venuto lì vicino alla nostra sede, in via Arquata, e con le associazioni c'è stata questa distribuzione di quei sacchetti della spesa, comunque importanti, ecco, per venire incontro alle persone che avevano più insomma, bisogno. Gli abitanti, i residenti nelle case ATC non si sono quindi mai sentiti soli, abbandonati, come è successo purtroppo invece in altre regioni, in altri contesti. Noi abbiamo cercato di dare il massimo, devo dire. Si può sempre fare di più. Una delle cose che vogliamo fare, che stiamo cercando di fare con il nuovo direttore, il nostro nuovo direttore Luigi Brossa, è quello di riorganizzare anche la macchina dell'ATC proprio per venire incontro alle esigenze sempre, diciamo, più pesanti delle persone che sono in difficoltà e che vivono nelle case di edilizia sociale. Ecco, e tra le persone che sono in difficoltà purtroppo si aggiungono altre categorie di persone che versano per carità in condizioni di difficoltà analoghe se non superiori a chi occupa in modo legittimo le case popolari, e sono appunto le persone che occupano abusivamente, no? Le case magari lasciate, gli alloggi che ancora necessitano di una ristrutturazione, di una manutenzione prima di essere assegnati ad altri che ne hanno tutti i requisiti e i titoli, vengono abusivamente occupate. Questo purtroppo è un fenomeno che si registra da sempre, purtroppo un po' incontrollato, anche se poi si interviene ovviamente, ma col periodo del lockdown c'è stato un dilagare di questo fenomeno. Ecco, com'è la situazione? È un fenomeno che purtroppo si è incrementato, proprio come diceva lei, anche nel periodo del lockdown, specialmente nell'ultimo anno. Oggi contiamo circa 140 alloggi di edilizia sociale che sono occupati abusivamente. È un fenomeno che stiamo cercando di contrastare cominciando dalla prevenzione, e si è costituito in ogni caso un tavolo molto importante con la Prefettura di Torino, con la città di Torino, perché soprattutto gli edifici occupati insistono sulla città, sui quartieri della città di Torino, in particolare in alcuni quartieri. Sulla prevenzione abbiamo costituito una task force che lavora quotidianamente sul recupero e sulla rimessa nel circuito delle assegnazioni più veloce degli alloggi cosiddetti di risulta, cioè quelli che rimangono liberi. Quindi vi siete attrezzati anche in maniera differente per poter affrontare in modo più celere anche i lavori di ristrutturazione? Sì, no? Sì, nel senso che si sono accumulati un po' negli ultimi anni un numero come dire, sovradimensionato rispetto a quello che dovrebbe essere di alloggi a disposizione. È chiaro che questi alloggi necessitano di manutenzione, non è solo un problema organizzativo, ma anche di risorse che devono essere messe a disposizione per le manutenzioni ordinarie,
e per le manutenzioni straordinarie, cioè questi alloggi che si ritornano nella disponibilità prima di essere rimessi nel circuito dell'assegnazione devono essere mantenuti, e questo è un percorso che abbiamo iniziato a giugno e che contiamo entro un anno dia dei risultati efficaci. Oggi siamo riusciti già a mettere a disposizione della città di Torino circa 160 alloggi, 70 saranno messi a disposizione a breve nella disponibilità degli altri comuni della provincia di Torino. Non dimentichiamo che l'agenzia opera sul territorio della città metropolitana. Quindi Torino e cintura. Ex provincia di Torino, cioè tutta la provincia di Torino. E a proposito di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, sicuramente che sono un po' la routine una volta che un alloggio appunto viene lasciato da un precedente inquilino, arriva adesso l'importante occasione, opportunità dell'eco bonus del 110%. Ecco, un attu, un'occasione davvero sì, accattivante, no? Per l'ATC, un'occasione per poter rivedere e sottoporre ad accurati restyling interi quartieri. In cosa consisterà questa operazione? È chiaro che per noi è un'opportunità unica. Teniamo conto che negli ultimi anni non ci sono più state risorse per fare investimenti sull'edilizia sociale, in particolare sulle manutenzioni straordinarie degli edifici. Oggi con il bonus del 110%, non solo quello energetico ma anche sul sisma bonus, anch'esso del 110%, c'è un'opportunità unica non solo per efficientare gli edifici, che è senza dubbio per alcuni quartieri un aspetto fondamentale, ma anche per ridurre i costi a carico e le spese a carico dei nostri inquilini. Oggi in questo periodo siamo partiti con un avviso per 500 circa condomini, 470, abbiamo presentato un avviso per la manifestazione di interesse da parte delle aziende che possono essere interessate, si tratta di lavori di circa 500 milioni di euro. Dovranno decidere le assemblee dei condomini, ma questo vorrebbe dire mettere a posto sicuramente dal punto di vista non solo estetico ma anche a livello di efficienza e di manutenzione straordinaria tutti quegli edifici che sono in condizioni. Anche perché i vostri edifici sono moderni, ma ci sono anche quelli più, chiamiamoli, d'epoca, no? Un pochino sì, più che necessitano sì, diciamo di una che ristrutturazione. Il 75% dell'edilizia in Italia risale a prima degli anni 1985, quindi anche l'edilizia sociale ha queste caratteristiche, sono edifici che hanno bisogno assolutamente di manutenzione straordinaria, hanno bisogno di interventi anche per il contenimento delle spese energetiche. È chiaro che realizzando dei cappotti di protezione, sostituendo i serramenti, intervenendo sui sistemi di riscaldamento, vuol dire già intervenire su buona parte di quella che è la manutenzione necessaria per renderli anche più vivibili. Ecco, pensavo anche al villaggio Leumann, no? Così caratteristico. Sì, tra gli interventi inseriti proprio in questo elenco dei condomini c'è il villaggio Leumann, ma ci sono anche interi quartieri che sulla città di Torino, Vallette, Aurora, Falchera, per fare un esempio, e altrettanto ci sono degli edifici inseriti in altri comuni, Carmagnola, Orbassano, Pinerolo, certo. Settimo, insomma, tanto per farne. Presidente, rimanga con noi perché adesso apriamo una finestra, continuiamo a parlare di casa, però sotto un'altra angolazione parliamo di un condominio solidale. Adesso scopriremo tutti i particolari col prossimo collegamento. Ecco, vedo già collegata Oriana Fruscoloni, che è vicepresidente di Casa Giglio. Benvenuta. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Bene,
Fortunatamente la sentiamo forte e chiara, molto bene. Parliamo quindi di questo condominio solidale, un progetto di social housing, Casa Giglio. In realtà si tratta di un'associazione onlus, ci spiegherà meglio lei, vicepresidente. Sappiamo che accogliete le famiglie, i genitori dei bambini ricoverati all'ospedale Regina Margherita di Torino, e offrite accoglienza a queste famiglie in tutto il percorso, no, di terapia. Di interventi di post-operatorio che riguarda appunto questi ragazzi, offrendo ospitalità, accoglienza a queste famiglie. Ma ci spieghi meglio come nasce questa iniziativa, questo progetto solidale? Sì, dunque, in realtà l'associazione nasce nel 2002 e per diversi anni ha offerto degli alloggi singoli sempre ai genitori dei bambini ricoverati a Regina Margherita, con un aiuto che è assolutamente gratuito di ospitalità. Poi nel 2014-2015 ci siamo resi conto che la richiesta era sempre più pressante e c'era sempre più bisogno di un aiuto anche più strutturato, diciamo, di assistenza anche psicologica un po', e poi per evitare di fare in modo che queste famiglie poi fossero diciamo un po' da sole al ritorno dall'ospedale, chiaramente magari nell'alloggio in una città che magari non conoscevano. E quindi ci siamo resi conto che dovevamo ampliare l'offerta. A quel punto abbiamo diciamo avviato questo progetto di condominio solidale, un social housing, come diceva lei, che chiaramente ha avuto un periodo in cui noi abbiamo fatto una ricerca di uno spazio che poi abbiamo trovato qui in via Cappelverde numero 2, angolo via 20 Settembre. In questo spazio che è stato ristrutturato da noi, abbiamo naturalmente 11 camere con il suo bagno e un custode che naturalmente rimane nella casa anche notturno, e abbiamo istituito delle zone della nostra casa, diciamo che dove si possono condividere anche i pasti, perché abbiamo una cucina molto grande con 8 postazioni di cottura, e poi naturalmente una sala polifunzionale che può essere utilizzata che ci permette anche di far incontrare diciamo le famiglie e dove in questi spazi organizziamo anche dei laboratori. Ah, proprio di quello volevo parlare con lei. Dal 17 ottobre sono partiti questi nuovi laboratori, di che cosa si tratta? Sì, allora, Giglio Educational è un laboratorio che durerà fino al 19 di dicembre e praticamente in collaborazione con Amalgama, Fondazione CRT e Giovani Genitori, e anche con la Fondazione Regina Margherita, tutti i sabati mattina dalle 10 alle 13 questi laboratori sono tenuti da naturalmente tutor, educatori certificati professionisti, che in pratica accolgono i bambini e fanno delle, in queste ore, scrittura creativa, cucina, musica, cinema, illustrazione anche, per aiutare i bimbi a sviluppare le proprie attitudini e anche a condividere le proprie esperienze in uno spazio naturalmente di sicurezza e dove rispettiamo tutte le regole del anti-Covid. Tante però sono le attività, le iniziative messe in campo anche per quanto riguarda i genitori, gli adulti, non solo i bambini. Sì, sicuramente. Ci sono due attività online, tutte e due. Una non solo yoga della signora Violetta Bianco, che è proprio un laboratorio di aiuto anche proprio appunto oltre allo yoga c'è anche un po' un discorso di aiuto psicologico, molto semplice chiaramente, e anche un po' di divertimento se vogliamo. E poi c'è anche un altro laboratorio di Taiji, aspetti che provo a dirlo bene perché non è facile da pronunciare, Taiji Quan, di Marcello De Angelis, il venerdì dalle 19 alle 20, invece per non solo yoga, il martedì sempre dalle 19 alle 20.
Online. Ecco, quante famiglie state ospitando attualmente in questi giorni? Anche perché questa emergenza, insomma, ha messo in difficoltà un po' tutti, come sappiamo, come è sotto gli occhi di tutti noi in modo evidente ogni giorno. Ecco, c'è stato anche sotto il profilo delle terapie, delle cure, dei bambini che hanno una priorità fondamentale, però c'è stato anche un effetto domino anche sulle terapie che riguardano i più piccoli, visto che abbiamo visto che alcuni interventi sono stati procrastinati, alcuni programmi di screening sono stati anche lì rinviati, anche sotto questo profilo dell'infanzia c'è stato un rallentamento nelle cure, nelle terapie. Purtroppo sì, nel senso che gli ospedali in questo periodo chiaramente sono sovrastati dalla situazione che tutti conosciamo e viviamo purtroppo. E diciamo che chiaramente i genitori, di solito la mamma, nel caso in cui il bambino sia ricoverato, tendono a farla rimanere all'interno dell'ospedale proprio per evitare questo discorso di entrata-uscita che può causare chiaramente problematiche Covid. Quindi da quando c'è stato il primo lockdown e anche questo, nonostante diciamo, le difficoltà enormi nelle quali tutti ci troviamo, anche noi come Casadiglio ovviamente non siamo più riusciti ad avere molte famiglie, attualmente ne abbiamo due, perché purtroppo c'è questo momento di rallentamento un po' di tutte le attività che riguardano l'ospedale. Adesso speriamo E appunto che naturalmente noi abbiamo. essendoci un rallentamento dei contagi, insomma, la situazione possa Esatto. rientrare. E, tra l'altro, appunto, si avvicina anche il periodo del Natale, quindi sappiamo che avete messo a punto tutta una serie di iniziative, no? Per far vivere al meglio a genitori e bambini questo momento magico. Quali sono? Sì, diciamo che sotto l'albero sarebbe bello che ognuno di noi potesse avere un dono solidale di Casadiglio, così diciamo, oltre a gustare un prodotto sicuramente di qualità, perché noi abbiamo scelto tutti i piccoli produttori del Piemonte proprio per cercare di darci una mano uno con l'altro, insomma, in questo momento difficile. E quindi abbiamo, diciamo, i nostri panettoni che sono veramente buonissimi, della ditta Bonifanti, e confezionati dai nostri volontari, quindi sono anche, diciamo, molto personalizzati. E ce l'abbiamo in versione milanese, oppure con la glassa, buonissimo anche quello. Poi ci sono diciamo, delle confezioni con all'interno degli amaretti alla frutta, molto particolari, di un piccolo laboratorio artigianale sempre del Piemonte, Martini, e sono molto, molto buoni anche questi. E poi ci sono i tartufi, sempre di Bonifanti, e i baci di Dama. E poi abbiamo sempre i nostri Quindi per cioccolatini. poter, insomma, ritrovare tutte le informazioni relative a Casadiglio è sufficiente collegarsi a un sito che avete, no? Tra l'altro che è fatto Sì, molto sì. bene, realizzato quindi anche per tutti i contatti, per le famiglie che volessero appunto mettersi in contatto con voi per ricevere ospitalità e, come dire, una calorosa accoglienza in questi ambienti che abbiamo visto dalle foto sono molto, molto belli e ovviamente con un personale che sta vicino a queste persone che ne hanno molto bisogno. Noi la ringraziamo per questo suo intervento, ricordo appunto Oriana Frusconi, vicepresidente di Casadiglio, grazie e buon lavoro e se non ci sentiamo prima, buon Natale. Grazie mille, molti auguri anche a voi. Ecco, fa un certo effetto, Presidente, già parlare del Natale, anche perché in questo periodo, insomma, sembra sospeso, no? Quindi anche il Natale sicuramente sentito meno, si ha anche un po' paura di abbandonarsi, di lasciarsi andare in un momento che dovrebbe essere proprio quello dell'accoglienza, degli abbracci, insomma, del ricevere a casa. Avete qualche iniziativa come ATC o ancora prematuro parlarne in vista del Natale?
È ancora prematuro, ma abbiamo anche noi qualcosa che speriamo di poter mettere, magari se non sotto l'albero quest'anno, a partire dall'anno prossimo. Ed è un'aspettativa che ci siamo dati da quando ci siamo insediati come nuovo CDA, quello di provare a far star meglio le persone che vivono nelle nostre case. E per fare questo dobbiamo darci da fare, dobbiamo migliorare la nostra attività, la nostra puntualità nel servizio, cosa che non è stata facile, devo dire, in questo ultimo anno. Però questo è un obiettivo importante. Vogliamo provare a far star meglio le persone che abitano nei quartieri di edilizia sociale attraverso non solo il miglioramento dell'edilizia, ma anche delle condizioni di vivibilità. Io guardi, ho un'esperienza di quest'anno, per me è stata straordinaria, difficile devo dire, ma straordinaria perché ho potuto capire che all'interno dei nostri quartieri, delle nostre case, vivono delle persone straordinarie. E devo dire, ci sono delle persone meravigliose che con i comitati inquilini ci danno una grossa mano quotidianamente nel segnalare le questioni, nel presentare delle proposte. Purtroppo non riusciamo sempre a rispondere in tempi puntuali, ma cercheremo di farlo. Guardi, poi se posso permettermi, io cito solo tre persone che ho conosciuto tra le tante in questo periodo che ho anche dedicato nell'andare proprio direttamente nei quartieri di edilizia sociale. Le dico la signora Mariuccia che a Collegno si è data così da fare per aprire il portierato sociale. Le dico il signor Giovanni che ho incontrato a Falchera il giorno di Ferragosto, purtroppo in un'occasione brutta di un incendio di un alloggio, che è stato il primo a dare soccorso e che mi ha fatto vedere tutto quello che non funzionava lì. A Falchera dovremmo darci da fare anche per mettere a posto queste cose. E signor Emilio, lo cito per ultimo perché è forse una delle prime persone che con Carola Quaglia, che mi ha accompagnato in questo viaggio di conoscenza dell'edilizia sociale, soprattutto a Torino, ho conosciuto e che puntualmente mi telefona per segnalarmi se ci sono delle cose che non vanno nella zona di Via Ghedini. Queste sono esperienze straordinarie, tante altre persone e le persone di ATC che si sono dedicate, io voglio ringraziarle davvero e soprattutto le voglio ringraziare per quello che faranno di più e cercheranno di fare di più di qui in avanti. Sicuramente tutte Speriamo. cose che vorremmo scoprire anche noi, grazie anche alla nostra Carola Quaglia, che sempre appunto ci fa da interfaccia con il mondo dell'ATC, proprio perché sono personaggi, no? Che vogliamo anche noi scoprire, conoscere, perché fanno parte della città e credono in quello che fanno con la passione, anche superano le difficoltà come testimoni, e l'unione fa la forza in questo periodo più che Assolutamente. mai. Parliamo di un'altra iniziativa, proprio perché in notizia di oggi sono stati svelati i nuovi maestri del gusto nell'edizione 2021 e 22. Dovremmo avere in collegamento con noi Daniela Fenoglio, che eccola qua, che è la curatrice di questa iniziativa Maestri del Gusto. Appunto, dicevamo che proprio oggi vengono svelati questi 215 imprenditori che sono veramente un po' l'orgoglio, i migliori nel campo enogastronomico di Torino, ma intanto ci spieghi meglio questa manifestazione, questa iniziativa della Camera di Commercio e di Slow Food. È un'iniziativa storica che nasce anni addietro. Come si presenta l'edizione di quest'anno, visto che un po' tutte le iniziative hanno dovuto reinventarsi, no? A causa dell'emergenza sanitaria? Certo, sì, grazie, un buon pomeriggio a tutti. Vi ringraziamo per darci l'opportunità di poter parlare dei maestri del gusto di Torino e provincia. Sì, questo è stato un anno difficile, però è un segnale che la Camera di Commercio ha voluto dare proprio per sperare in un ritorno alla normalità è stato quello di terminare comunque la selezione dei maestri del gusto. E quindi questa mattina, non avendo potuto fare la presentazione, la premiazione che facciamo ogni 2 anni,
in presenza con 400 persone in rappresentanza delle aziende, delle associazioni di categoria, abbiamo deciso di fare un virtuale comunque del progetto e quindi da oggi tutti possono scoprire chi sono i 215 maestri del gusto di Torino e provincia. Ovviamente non possiamo annoverarli tutti, ma vorremmo scoprire da lei quali attività un po' aneddotiche, curiose spiccano, no, tra queste figure. Certo, noi abbiamo all'interno del progetto 26 categorie, partiamo con le aceterie e finiamo con i viticoltori, per cui si può veramente fare uno straordinario viaggio torinese. Per esempio, pochi sanno che in provincia di Torino c'è l'olio d'oliva, abbiamo due aziende che producono olio d'oliva, una a Pinerolo e Settimo Vittone. Questa è una abbiamo inserito quest'anno diverse pasticcerie, anche se la categoria è già molto ricca, però la categoria dei nostri pasticceri è talmente tanta che a ogni edizione ci stupiscono con delle nuove caratteristiche. Abbiamo una pasticceria che riesce a fare delle pignole di meno di 4 grammi che sono. Abbiamo dei salumi al gin, cristini colorati, oppure un'altra caratteristica nei nostri apicoltori che praticano quasi tutto il nomadismo delle api, portano le api in montagna o nelle zone per poter fare i miei. Queste sono tutte curiosità che rendono molto varia la presenza delle aziende nel progetto. Ecco, sono maestri protagonisti anche di gesti di solidarietà, no? Certo, proprio questo periodo ha fatto sì che i maestri potessero esprimere una loro generosità che già è proprio loro tipica. Tantissimi di loro hanno partecipato a iniziative di solidarietà, gli hanno per esempio portato a lavano i pastini, le brioche, i dolci all'interno degli ospedali, altri davano tutti i giorni un numero riguardevole di hamburger alle mense cittadine. Insomma, abbiamo potuto ritrovare in loro una generosità, una passione che è stessa che poi mettono nel loro lavoro tutti i giorni e non si sono tirati indietro anche nel poter aiutare le persone in difficoltà. Ecco, bene, allora per scoprire, sapere di chi si tratta, basta visitare il vostro sito, immagino, no? Per scoprire i nomi di questi 12, 215 maestri del gusto. Sì, siamo molto social, quest'anno ovviamente bisogna esserlo sempre di più. Abbiamo un sito che è maestridelgustotorino.com, una pagina Facebook, una pagina Instagram e veramente vi consiglio di mettere un like su queste pagine perché tramite queste pagine si possono scoprire tutti gli eventi in cui sono coinvolti i maestri. Bene, noi ringraziamo tantissimo Daniela Fenoglio, che appunto è la curatrice di Maestri del Gusto. Grazie per averci, insomma, fatto conoscere, per chi ancora non lo sapesse, appunto questa importante iniziativa. Grazie per essere stata con noi e buon lavoro. E anche lei, buon Natale se non ci sentiamo prima. Bene, dicevamo con Grazie, il. io Sì, prego. volevo solo ringraziare tutte le persone che collaborano con me nel progetto perché il risultato che abbiamo raggiunto oggi è una grande squadra. Grazie a tutti e a Grazie presto. ancora a lei. Ritorniamo in studio con il nostro presidente di ATC, Emilio Bolla, perché appunto sappiamo che lei è in carica da un anno, no? Quasi un anno. Quasi. Dall'inizio Quasi, è stato un anno di molto gennaio. particolare, però bisogna dire, è stato un po' scioccante, no? Come mandato, insomma, doverlo svolgere in questo periodo qua. Ma diciamo che ci siamo dovuti impegnare molto,
per approfondire le conoscenze velocemente delle problematiche. E questo purtroppo, i problemi sono più legati proprio alla situazione sanitaria ed economica. Io tra l'altro vorrei anche raccomandare soprattutto ai nostri inquilini, alle persone che abitano nelle nostre case, di essere prudenti, di mantenere la prudenza. La pandemia non è superata, i dati che lei dava all'inizio della trasmissione sono incoraggianti, ma non ci devono illudere che tutto sia passato, quindi la prudenza. Non bisogna neanche ripercorrere gli errori che abbiamo compiuto sfortunatamente dopo la fine della prima ondata, no? Quindi si spera che ad esempio alcune cose in cui siamo stati veramente un po' fallaci non si ripresentino con una terza terza ondata. Questa esperienza io sono convinto servirà anche a noi come CDA, ma complessivamente all'ATC, per affrontare le sfide che ci sono in modo ancora più determinato. Certo. Ci sono le opportunità per migliorare il nostro patrimonio edilizio, dobbiamo utilizzarle al meglio e dobbiamo cercare di migliorarci davvero per aiutare i nostri inquilini anche a superare questa fase. Ecco, questa fase delicata che ovviamente parliamo di emergenza sanitaria, ma l'altra faccia che affrontiamo tutti i giorni è quella dell'emergenza economica, la crisi economica che morde, continua a mordere, e vogliamo puntare i nostri riflettori ancora una volta sul mondo del commercio, che è quello che sta patendo di più e più in sofferenza proprio a causa di queste nuove misure restrittive. Molte attività devono rimanere chiuse, con tutte le conseguenze negative che possiamo tutti immaginare. Dovremmo avere in collegamento con noi Alfredo Orto, eccolo qua, che è presidente dell'Associazione Commercianti Borgo San Secondo. Benvenuto. Buongiorno a voi. Bene, noi la sentiamo molto bene. Dicevamo appunto, il mondo del commercio è sempre un po' in primo piano, no? Nelle nostre dirette quotidiane, c'è questo dato diffuso da Ascom appunto in settimana che è davvero allarmante: 9 negozi su 10 rischiano la chiusura, no? Questo dato di Confcommercio Torino. Alfredo Orto, ecco, intanto ci vuole descrivere un po' quante attività commerciali comprende l'associazione che lei appunto presiede, Borgo San Secondo a Torino. Quante sono le attività, quante hanno dovuto chiudere più o meno, senza darci magari dei dati precisi, ma a grandi linee, quante attività hanno dovuto chiudere, quante rimarranno con le serrande abbassate per sempre? Avete un'idea dal vostro osservatorio? Assolutamente sì, noi abbiamo tutto sotto controllo, statisticamente più o meno siamo 183 negozi nella via, di cui attualmente aperti 150. In questo ultimo periodo, tra la prima ondata del Covid e questa seconda ondata, abbiamo all'incirca avuto una quindicina di chiusure e altre probabilmente verranno nei mesi prossimi. Ecco, Orto, si tratta di attività molto spesso che non hanno alle spalle una struttura finanziaria solida come potrebbe avere una grande azienda. Ecco, gli aiuti, i ristori bastano quindi per arginare queste difficoltà? Assolutamente no, i ristori non bastano perché, come è successo per la prima ondata, hanno dato ai commercianti 600 euro al mese, che ovviamente, come chiunque sa, non bastano nemmeno a pagare tante volte gli affitti, figuriamoci. Quindi, a parer nostro, è meglio lavorare, è meglio farci lavorare, appunto, rimanere aperti. È anche vero che in questo ultimo periodo, nonostante tante età rimangono aperte, continuiamo a non lavorare o lavorare a un regime ridottissimo, si attesta intorno al 30% dei fatturati, quindi diventa problematico.
Ci stiamo accavallando. No, dicevo, come giustamente sottolineava lei, anche le attività che continuano a operare, a rimanere aperte, comunque subiscono un rallentamento inevitabile dovuto appunto alla chiusura e quindi un inevitabile calo del fatturato. Quindi forse andrebbe contemplato anche un aiuto per queste attività che comunque proseguono nel rimanere aperte. Assolutamente sì, è chiaro che c'è stato un po' di allarmismo generale della popolazione per questo corso Covid e quindi di conseguenza gli spostamenti, le persone, lo smart working per strada non ce ne sono, non circolano. È naturale che non circolando le persone per strada, le attività commerciali non hanno clienti e di conseguenza non hanno fatto rimanere aperti per poi non lavorare, non so cosa. Se ne vale la pena, ecco. L'anima, per chi non conoscesse bene il suo quartiere, quali sono le attività prevalenti e quali sono le criticità che sentite abitualmente, magari ancora più aggravate da questo periodo? Le attività sono molteplici, noi abbiamo tantissime piccole attività storiche che si tramandano da padre in figlio, sono tante piccole botteghe dell'artigianato, c'è la pasticceria rinomata, diciamo, c'è di tutto, dal negozio di abbigliamento, l'orologiaio, il materasso, i materassi, c'è veramente una varietà impressionante di attività. E E sotto il non profilo solo. delle criticità, so che un po' erano i parcheggi, no? Quelli che lamentavate un po' questa carenza e quindi anche questa doppia fila istituzionalizzata, insomma, la mala sosta incombente. Ma in realtà la mala sosta c'era fino a qualche anno fa, quando poi l'amministrazione ha deciso di fare una fila di parcheggi anche lato ovest di via San Secondo, mentre prima si parcheggiava solo da un lato, e abbiamo, diciamo, concordato a denti stretti con l'amministrazione, i parcheggi anche sul lato destro, a disco orario mezz'ora per poter comunque consentire la sosta rapida ai nostri clienti. Questo non, diciamo, non pensavamo di ottenere un qualcosa di più, invece il parcheggio è sempre meno. Nonostante tutto, la crisi, eccetera, eccetera, ultimissima hanno messo anche le ecoisole in via San Secondo, dove hanno ridotto notevolmente il parcheggio. Ogni ecoisola ha una cubatura di 6 metri per 1,70 m, e tra l'altro alcune ecoisole sono state posizionate di fronte a delle vetrine dove questi locali, chi conosce la via San Secondo, ha un marciapiede di 1,5 m scarso. Mettendoli un'ecoisola così davanti alle vetrine impattanti, diventa difficile individuarle, vederle, Quindi insomma. voi dite sostanzialmente sono assolutamente necessarie, ma andavano magari ubicate diversamente? Esatto, assolutamente sì. Abbiamo fatto anche questa richiesta, accolta parzialmente, diciamo che non hanno veramente capito qual è il problema del commercio, e stiamo continuando questa lotta, ce la stiamo mettendo tutta, vediamo se c'è qualche spiraglio, ma è chiaro che così non va più bene perché, ripeto, al di là che ha tolto posti auto, tante vetrine sono state coperte, locali che rimarranno sfitti e non verranno magari più riaffittati, o se vengono riaffittati con una svalutazione tale che sarà importante. Detto questo, e anche sono molto impattanti perché davanti a dei palazzi storici come ci sono qua in via San Secondo, palazzi del Fenoglio, tornando alla dottoressa, magari non so se sono parenti lontani, alla lontana, però chiaramente deturpano anche la parte architettonica della via, Parte perché non è aulica, sì, di assolutamente. questa bellissima via di Torino. Io ringrazio Alfredo Orto, che è presidente dell'Associazione Commercianti Borgo San Secondo. Grazie per essere stato con noi. Ci risentiremo Grazie a voi. per insomma, scoprire, speriamo che insomma, si riesca a riprendere fiato nella seconda riapertura, quando tutte le attività potranno riaprire i battenti. Grazie a Orto. Quindi dobbiamo chiudere, abbiamo pochissimo tempo. Io volevo solo lasciare un messaggio di
saluto al nostro presidente, con cui speriamo di avviare tra l'altro una collaborazione con approfondimenti, con ospiti in studio, perché è sicuramente una realtà che noi teniamo sempre in conto, perché interessa anche ai nostri telespettatori. Grazie, grazie a lei e a Prima Antenna per lo spazio che ci date, davvero. Bene, allora io saluto il Presidente, saluto voi che ci avete seguito fin qui, grazie, ora vi lascio ai nostri programmi, l'informazione di Prima Antenna alle 17.30 e noi torniamo domani sempre a partire dalle 15.40 e dintorni. Grazie a tutti e buona serata.